this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, sir. It's now waiting for you at our nearest harbor. G'day, boss. This is your captain speaking. Captain Brendan Darcy. You know, on your enormous super yacht. You do remember you've got a yacht, right? Well, anyway, look, I don't mean to gripe, but things have been getting pretty hectic on board of late. Thought you might want to swing by, see what it's like, sit in the captain's seat. Seriously, hope to see you soon. Ciao amici, continua la Rockstar a mettermi da solo? Ah no, c'è! Ah, ecco qui! Aspetta, cazzo! È arrivata la mia amica, ok. Aspetta, spero che gli scrivo.
Stavo andando, pensavo che c'era meno strada, comunque ho visto il punto dove dobbiamo andare. Speriamo che l'ha messo qui. Lo facciamo in due al 50%. Dove cavolo è? Non riesco a vedere l'elicottero, scendo. Buona... mimetizzato. Essendo nero. Ah, mi ha mandato l'invito a fare questo. Caio Perico, aspetta. Ok. Ah, questo voleva dirmi, di fare questa missione con lei. Dov'è però? Come si fa a capire se sono pronto? Ok. E questa qui dovrebbe essere le missioni chi compra il sommergibile, ma io non li voglio buttare altri 9 milioni. Qui si parla di 10 milioni alla botta. Comunque vediamo se è bella, ne vale la pena. Senti che temporale. Ok. Dove siamo? Vedo. Infatti ho visto. Questa qui dovrebbe essere un'isola nuova, proprio è fuori dal... è proprio fuori dal... da Los Angeles, hanno fatto questo pezzo qui. Uno è qua dietro e l'altro è qua. Hostile chopper coming in.
c'è l'allarme pure, è scattato. Aia, aia, aia. Ho visto un elicottero. Sono tutti morti? E qui. Non lo vedo, cazzo. Il tuo cielo abbandonato, ok. Per forza. Vediamo le uccisioni. Ma non c'è il cielo. Come in tre con altri. E non c'è, non c'è. Cioè loro mi mettono, dicevo, della Rockstar in sessione da solo perché sanno che non mi piace stare solo, no? Perché ci sono tutti i bot. Oh, finalmente sono entrato in una sessione normale. Ah, Santa Maria Vergine. Cosa fa questo con l'arma in mano? Ah sì? Va bene, adesso ti spacco il culo. È scappato lo stronzo. Minchia, per arrivare al meccanico ci vuole l'aiuto di Dio qui. Ma vaffanculo, va! It's on the way. Allora sta cazzo di macchina! Adesso vi massacro, sì. Me la prendo con tutti. Ah!
Allora, è successo. Quando vedrà il video di Giuseppe si fa le risate che mi incazzo, dico le parole, ma qui le puoi dire, perché è un gioco, lo dicono. Allora, se tu stai in gioco online, soltanto come si dice, vediamo cosa fa questo. Soltanto le persone finte qua del gioco ti mandano a quel paese parolacce, ti dicono la puttana di tua madre, sei un cornuto. Sai quante parole in americano ti dicono? Che tu non hai manco l'idea di cosa dicono qua dentro. Io parlo per le persone che praticamente mi dicono... Una volta mi ha scritto un italiano che io mi ero incazzato e ha detto: no bro, come vuol dire, no fratello, non dire queste cose. Io l'avevo scritto che mi ero proprio incazzato di brutto. Mi ero proprio arrabbiato. Vediamo cosa c'è da fare qua. I camion. C'è un camion qua sotto. Prima voglio vedere la situazione. Non riesco a arrivare laggiù. Non mi ricordo che missione è poi. Parlando non ho guardato che cosa hanno avviato gli altri CEO. Perché allora, se sei un CEO che è amici, puoi fare missioni grandi. Essendo io un CEO single, posso fare missioni per me. Fino a 4 pezzi. Qua ci sono un sacco di camion. Niente, non vuoi sapere andare giù. Allora, fammi ricordare. Per andare giù di qui devo andare giù di qua, ecco. La prima a sinistra e vado giù. Andiamo a vedere sto camion. Non c'è più. Adesso che vado non c'è più il camion. Era qua sotto. Ma che cazzoni. Allora, c'ho un'auto da vendere, ma non la vendo adesso, perché voglio avviare la missione del casinò. Qui siamo in tanti. Adesso io invito un nuovo amico, anche se ha i panni da donna, penso che sia un uomo. Comunque, comunque, che stavo a dire? Vediamo se c'è questo qui. No, perché è bravo o è brava. Il mio problema è scardinare giù, che con i pallini quelli blu praticamente non riesco a memorizzare velocemente le ultime. Poi ti fa fare 3 sequenze. Quando le impronte ci sono al 100%, quindi apro tutto. I pallini sono arrivato fino anche a 3, ce l'ho fatta, però dipende come sono io mentalmente, perché io non gioco soltanto qui, ma c'ho anche un altro gioco che sono un gruppo di americani, siamo 160 player, ma però non appartiene a questo genere, è un gioco
di tutta un'altra natura, non pubblico perché sono roba nostra, privata, non tutta roba nostra, quindi non è vietato anche pubblicare video di in quel videogioco, cioè è vietato dal gruppo, dai leader, capito? Perché ci sono i gradi, leader, poi c'è vice leader, si inizia a scendere, comandanti, poi scendi, guerrieri, ok, io sono un operativo di contrattacco, quindi non sono né un soldato né una recluta. A me se mi attaccano spacco. Io sono fatto così e mi hanno dato quel grado lì e può darsi che salirò ancora di un grado, perché avevano chiesto delle cose da fare e io le ho fatte e quindi ho detto che c'era un premio, se salgo di un livello divento guerriero elite. Dopo il guerriero elite c'è un paio di gradi, ma mi basta, cioè, ma io mi basta anche questo qui, cioè non è che mi lamento. Vedete, il mio colpo questa volta è sempre aggressivo, vedete? Ingrandiamo, dai. Vediamo se ingrandisce. Eccolo qui. Aggressivo, ok? L'ultimo l'ho fatto nell'ombra, anche nell'ombra da adesso. Come mai? Io non capisco, adesso lascio questa lavagna, faccio ESC, non capisco il perché non mi dà lo sblocco dei vestiti, io li ho fatti tutti i casinò, mi dice perché c'è un completo che mi piacerebbe prendere, no? Allora, confermo impostazione, vediamo i miei amici se... Non c'è più? Ah, mi ha tolto l'amicizia. Va bene così, dai. Va bene così, così non ho più pensieri. Ho capito che non servono neanche gli amici alla fine. Infatti quei due addormentati li tolgo, così tolgo tutte le amicizie e basta. L'allarme non sono stato io a farlo scattare, sono stati loro. Ah, un bel peperino questo qui. Allora facciamo un secondo, intanto... Vabbè, poi lo faccio dopo, dai. No, no, tu sei troppo basso. Va bene. 53 secondi abbiamo. Va bene? Ok. Ecco, io mi sono comprato questo abbigliamento che credo che sia che tenga, no? In gioco, però non sono sicuro, perché la Rockstar vende giubbotti. Però ce n'è un altro che sono interessato, che sembra più forte, sembra, però nel gioco ti dà questo. Io ho comprato lo stesso colore,
ho pagato 60.000 dollari, no? 60.000 dollari, però non mi dà lo sblocco di tutto, e quindi voglio capire. Se l'incasso è basso, praticamente esco, lo dico prima, loro non mi sentono, ma lascio tutti di colpo. Io da qua devo uscire con 2.8, 2.9. Ma vaffanculo, cazzo, iniziamo bene. Okay, team, head inside and you'll be on the main floor. Iniziamo bene. Mi buttano a terra. Vediamo cosa fanno questi qui. Just smile normally, dear. You look like the village idiot. Come on. Stop making that thing with your denture. I'm not. Okay, ready? 1, 2, 3, cheese and crackers. Whoa! Oh shit! Not again! Just run, Carol! Oh, my God! Okay, the tourists are clear, and the Texan guards are on the way. Quanti colpi, guarda. Non sono in carica massima, lo dico, Sono un po' stanco. Allora, si è aperto o c'è un bug? Oh. Dai, che la sanno questi. Tanto apro qui io. Ok. Poi passa, e passa il livello 2. Security feed in here is infrared,
so I can see which one of you just cut the cheese. Picante. Ugh. Prendo anche un po' di fucile a pompa che è massiccio. Aperta, via. Qui arrivano tutti quelli bravi quando c'è da fare questa. Ma che cazzo, non si aprono le porte? Cioè, ma che cazzo, ma dico, ma che cazzo fa questa Rock? Ma Dio santissimo. Se sentite un po' di vento è il ventilatore, inizia a far caldo, eh. Make sure you plant them on both sides of the door. Let's only do this once. Fagli piazzare a loro, dai, okay, tanto scoppia da sola. Ok, qui è solo cariche, me ne vado a qui, vediamo le altre. Piazziamo la piazzata, bravo. Ok, lui prende l'oro, io vado giù di là. Qui c'era l'oro, non l'ho preso, qui non c'è niente. Prendiamo qui subito. Guarda che è lento, come al solito. Siamo, manca un milione, eh. Voglio vedere dov'è il resto. No, non è possibile. Qui li hanno presi, sì. No, è troppo. No, no, no. Manca, manca poco, dai, dai! Lui sta prendendo, anche se moriamo va bene, dai! Prendi tutto! Dai che arriviamo a 2,9. Prendi, prendi, prendi tutto. Allora lo sa anche lui, dai. Ci siamo, dai. Aspettiamo che muore. Ma è ancora vivo. No, è ancora vivo, ce l'ha fatta. Che è lento. Siamo a 2,9, buono. Abbiamo preso tutto. Vediamo se c'è un elicottero. Io so dov'è. Ho capito come fare perché mi sono allenato
per salire su questa terrazza è un po' difficile, però c'è un elicottero del pronto soccorso e con quello lì puoi fare la fuga invece delle macchine. No, questi lo sanno. Home stretch. I feel so alive. Ooh, I even think my eczema is clearing up. Say what now? You die right here. Right there. Ma cazzo, troppo rapido. Finora comunque nessuno è morto fino qui. È già una cosa buona. Vediamo dove vanno. Non è qui la macchina. Non è qui. Siamo usciti dalla parte sbagliata. Io tento di andare a prendere l'elicottero. Togliamo l'arma per avere un po' più di velocità. È lontano, cioè, con questa velocità non è... arrivano. C'è una macchina lì. Dai. Dai che c'è, prendo l'auto. Getaway cars, go! The driver has them in position. We could really have used a decoy here. Guess you'll just have to be fast. Era lassù l'elicottero, va bene, fa niente. Ognuno con sé, Dio con tutti. Dove vai? Ormai vai con questa. Ah, non è possibile, ma... Santa Maria! Non è possibile, cazzo!
un plotone di esecuzione mi mandano ogni volta. Tanto il punto lo so dov'è. Guarda che roba. Wow, we really kicked the hornet's nest. It's amazing how fast the police response time is when the guy calling 911 is a billionaire. È con blindato lì, Roma. La città è blindata. Io arrivo, devo arrivare là. L'elicottero ero vicino, ma purtroppo. Purtroppo è così. Prendiamo questa. Sembra più robusta. Dai, questi cazzo di fili! Robusto un cazzo, è lenta. Sembrava che ho preso un macchinone, invece è un po' una schifezza. Speriamo più che altro per le gomme, che non me le bucano. Vediamo cosa fanno queste due pattuglie. Questo va di qua. Figlio di Androcchia. Ecco una pattuglia davanti a me, tre ne ho, tre da affrontare. Una è questa, la SWAT, però l'ho passata, questo si è andato a destra, meno male. Vediamo questi che fanno, cerco di smarcarmi. Mi hanno proprio accerchiato, eh. Bastarda Eva, giù giù giù, non va bene, giù giù. Io ci vado a nuoto e sbatto i coglioni di loro. Comunque sono ancora lontani. Porca puttana, quanti ne avevo. Voglio proprio vedere come scendono. Andiamo giù, andiamo giù. Dai. Vai giù, porca troia, i comandi. Oh.
cazzo, mi hanno proprio abbandonato questi qui. Ma io però non mollo, non mollo. Io ci arrivo là. Io non mollo. Quanto c'ho di aria? Devo rabboccare. Giù. Bastardi. Mi hanno lasciato. Comunque io arrivo fino lì. Continuano a spararmi, eh. Devo mettere un giubbotto. Via. Qui siamo al solito e dopo mi ammazzano. Mi stanno aspettando. Vai su, vai su. Tu sei scemo, credo. Come faccio con questa imbottitura ad arrivare fino lassù? Il punto è che sono quasi arrivato. Qui c'è qualcuno. E adesso come te la smarchi qui? Il punto è quasi qua, è qua vicino. Ho resistito, Dove sta andando? Dove cazzo va? Dove va questo? Ah, forse gli altri due così sbloccano. Ci siamo divisi, forse è quello? Sto cercando di capire. Ma va che... Che cazzo mi viene a recuperare? Che cazzo recuperi? Ma che cazzo viene a recuperarmi? Voglio capire perché. Perché? Vediamo il bottino, sei meno, me ne vado, eh. Lo dico prima, no. Vediamo dove vanno questi qui. Voglio vedere dove vanno, cosa fanno. Se sono solo bravi a fare uccisioni, basta. Vediamo, vediamo cosa fanno. Vediamo, vediamo cosa fanno. Io vado a prendere l'elicottero. C'è anche una moto adesso, che culo, io non so guidare bene le moto. Io vado a prendere l'elicottero.
Cazzo, questa è anche va, come moto, Ancora è morto. La prossima seguo il gruppo, Get away cars, go! The driver has them in position. You fucking idiot! Madò, quanti colpi, assurdo. È assurdo tutti i colpi. Molli mollo, mollo questo gruppo, mi dispiace ma non riusciamo a contattarci, io sono italiano, faccio fatica con l'inglese, dovrei scrivere, parlare, ma io ce l'ho pieno le balle. Cosa fanno là sotto? Andiamo a vedere cosa fanno. La macchina è sfondata. Eh sì. Ma come due... Dove sta andando adesso? A prendere la macchina. Tanto sono macchine di merda. Non hanno neanche le ruote antiproiettili, non credete. Sono macchine di merda, la Rockstar, il colpo l'ha fatto da schifo, le cose da fuga si bucano le gomme, è una gran schifezza, è una schifezza, cioè veramente, io farei un reclamo, dico ma che cosa è? Farei un reclamo, veramente, allora aspettiamo, ah sì, si sono incanalati per non avere più la polizia. Questo è anche giusto, questo mi sta bene, questo sì, ma la macchina, wow, we really kicked the hornet's nest. It's amazing how fast the police response time is when the guy calling 911 is a billionaire, or of course I say ex-billionaire after his next insurance premium comes through. Sì, aspettiamo che si alla va via le 5 stelle stando qua sotto, speriamo. Non è detto, non è detto che tu vai, devi fermarti prima o poi. Stiamo a vedere. Almeno fermati, non dico tanto. Fermati. Non nascondere. Quelli parlano tra di loro, sono americani, sono avvantaggiati, quindi hanno il 90, il 100% di vantaggio rispetto a me, che io sono qua, sono qui solo, cazzo. Gli amici li avevo, ma purtroppo hanno mollato il gioco, non ce la fanno e hanno lasciato perdere. Dove cazzo stai andando? Va bene, vediamo. Allora abbiamo un tunnel dove c'è l'elicottero lì a sinistra. Adesso la prossima volta me la studio anch'io questa storia del tunnel. Vediamo se funziona. Ma almeno fermati, non ti possono venire col radar qua sotto.
ancora va. Questo va a finire fino all'uscita, che è quassù, eh? Vediamo il perché. Cioè, adesso esce e ci ammazzano. Ecco, le stelle iniziano a lampeggiare. Fermati, stop. Ancora va, si muove, guarda. Mo scendo, eh. Ora scrivo stop. Non gli scrivo un cazzo. Get away cars, go! The driver has them in position. Pessima idea. Vedi? Io lo sapevo in anticipo. Si andavano a mettere nei guai da soli. La mappa non è rossa, quindi un elicottero è andato giù dalla polizia. A volte sbattono, sono bassi e vanno, picchiano contro un caseggiato o qualcosa. Ecco, adesso sì. Ok. Andiamo a prendere le macchine adesso. Ok, allora il tunnel funziona, però bisogna mollare l'auto, eh. Secondo me bisogna star dentro. Magari arrivi fino in fondo qui, molli subito, te ne vai giù, ti nascondi. Però le sirene si sentono, eh. Guardate la polizia. Meno male che... Ah, era uno dei nostri. E allora il colpo è perfetto, è riuscito. Ok, la prossima volta che faccio la preparazione vado a vedere questo tunnel che è proprio lì in zona elicottero che ti porta al casinò, quindi c'è un tunnel sotto lì ed è più semplice, quindi si va nel tunnel, però dovevamo uscire dal retro per arrivare prima. Invece siamo usciti dal davanti perché il gruppo si è spostato, non siamo andati al retro. Però vabbè, fa niente, dai, l'importante è che mi sono sbolognato. Quanti soldi ho? 41.691. Dovrei arrivare a 42 qualcosa. E sono a meno 3 e ho recuperato tutti i miei soldi. Quelli che ho speso di 13 milioni del casinò e poi compro
faccio 10 milioni tra colpi, furti d'auto, quello che c'è da fare in sessione, e prendo la suite completa sopra casinò e ci sono 6 colpi ancora, però sono più, penso, non sono del casinò, sono colpi. Ho visto un video di uno che dice di investire soltanto 1 milione per l'attico perché lo recuperi con i 6 colpi. Beh, a me piace prendere tutto il massimo e quindi ne spendo 10. Sì, mettendo la sirena si fermano, eh. Devo andare giù di qui, non è andato. Vabbè. Vediamo che fa. Sto mettendo, ho lasciato la visualizzazione, quella del gioco, ok. Questo dice, meno male siete arrivati. Transazione in corso, a noi i dollari, a lui l'oro. Guadagno 2 milioni e 8, bottino 1 milione e 2 quasi. La mia parte quant'è? 1 milione 202 mila, 670 mi ha dato. Io li lascio sparare? 1 milione ho preso, 1 e 2. Eh sì, mi sono fatto anche il mazzo della preparazione, conta. Tutti vogliono qua il 20%, ma il culo? 4 ore passa, da solo. Loro vengono qua a fare il colpo, a farsi uccisioni, anche se prendono il platino, a me non me ne frega un cavolo. Aspettiamo che esce fuori la sala giochi. Approccio, io ho abbassato infatti la mia parte 1.202.669, perché io questa volta me la sono giocata bene. I bot, che sarebbero gli hacker, quelli lì all'inizio, no? Ho messo i più scarsi. È proprio loro che ti portano via i soldi, sono proprio loro. Capito? Ottimo, ottimo. Così il video adesso lo finisco qui con... Sono quasi a 43. Oh, meno male, dai. Hanno visto la sala giochi. Ok, il video sta quasi per concludersi. Vado un attimo da me, solo a vedere un attimo, perché loro adesso stanno andando anche giù, sicuro che possono venire. Io adesso dopo da qua termino il video giù, non c'è niente, vuoto, non potevano venire giù a vedere, meno male, sono fatti i miei là sotto.
Ok, preparerò adesso con calma. Vedete, la lavagna ormai è tutto cancellato. Devo fare la prossima, faccio esamine contenuti del cavo, non faccio neanche il sopralluogo, è già spuntato. Ok, il video finisce qui. Ciao a tutti, un saluto a chi mi segue e al prossimo video. Ciao a tutti.